9 suggerimenti scientificamente provati per perdere peso senza diete. Sappiamo tutti che la dieta non è divertente, ma ci sono altre opzioni per dimagrire un po'? Bene, svariati studi e progetti di ricerca rivelano di continuo delle piccole e semplici regole che ti aiuteranno ad ottenere il tuo corpo dei sogni senza sforzi. E sì, sono tutti consigli assolutamente salutari. Vuoi saperne di più? Bene, iniziamo! Ma prima di scoprire di più, assicurati di premere il tasto iscriviti e di attivare la campanella delle notifiche, così non ti perderai nessuna delle nostre novità. Ma torniamo alle nostre formule magiche. 9. Aggiungi grassi sani alla tua dieta. Quando sei a dieta e stai cercando di ridurre il numero di calorie che assumi, forse ti sembra sensato evitare di mangiare cibi come noci, semi, formaggio e burro. In realtà è proprio il contrario. I grassi sani si digeriscono più lentamente di proteine e carboidrati, il che significa che se li mangi rimarrai sazio per un bel po'. Inoltre, uno studio condotto dal Dipartimento di Anatomia e Biologia Cellulare dell'Università Statale del New York Downstate Medical Center di Brooklyn ha confermato che i grassi monoinsaturi aiutano l'organismo a digerire licopene, luteina e beta-carotene. Quindi includi pure nella tua alimentazione avocado, noci, olive, salmone, uova, semi, parmigiano e altri cibi grassi sani. Vedrai il tuo corpo cambiare in pochissimo tempo. 8. Controlla quante calorie perdi quando fai attività fisica. Ed ecco un caso di assoluto divario tra aspettative e realtà. Dopo un paio d'ore in palestra pensi, wow, chissà quanto ho perso. Purtroppo la risposta ti deluderà, ed è proprio la scienza a confermarlo. Gli studi condotti dall'Università di Lancaster, con l'aiuto di specialisti messicani, hanno dimostrato che le persone con qualche chilo in più spesso sovrastimano il numero di calorie bruciate durante l'allenamento. Di conseguenza si permettono di mangiare più cibo pensando di aver bruciato tanto. Ed è qui che iniziano tutti i problemi. Moderazione è la parola chiave in questi casi. Certo, non è che devi digiunare dopo l'allenamento, ma ti basterà non andare oltre il limite del tuo apporto calorico giornaliero, altrimenti l'intero esercizio sarà vanificato. 7. Lava accuratamente frutta e verdura. Sia frutta che verdura sono un tocca sana nella tua alimentazione, anche se non sei a dieta. Tuttavia, le loro proprietà benefiche funzionano solo se le lavi bene. Secondo Pesticidi nel mondo moderno, scritto da Alevu B e Nosiri C, se non lavi accuratamente frutta e verdura, il tuo metabolismo potrebbe rallentare e potresti di conseguenza ingrassare proprio per colpa dei pesticidi. Anche se queste sostanze chimiche dovrebbero proteggere gli alimenti dai parassiti, se assunti dall'essere umano sono molto dannosi. I pesticidi, inoltre, disturbano anche i processi della tiroide, causando notevoli squilibri ormonali. Inoltre, gli scienziati affermano che i pesticidi danneggiano i mitocondri, quelle parti di cellule deputate alla trasformazione del cibo assunto. Perciò non essere pigro, dedica del tempo a un corretto lavaggio di frutta e verdura. 6. Respirare l'odore dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è meraviglioso non solo per la pelle e per i capelli, ma anche per il tuo corpo. Dei gruppi di lavoro all'Università Tecnica di Monaco di Baviera, sotto la supervisione del professor Peter Schiberle, e presso l'Università di Vienna con la professoressa Veronica Somosa, hanno studiato 4 grassi e oli commestibili, tra cui l'olio d'oliva, scoprendo che aggiungere olio d'oliva al cibo può dare un senso di sazietà più in fretta. A quanto pare anche l'odore dell'olio d'oliva ha degli effetti benefici. Esso infatti estende quel lasso di tempo in cui i livelli di zuccheri sono stabili, quindi in parole povere sei sazio più a lungo. I nostri oli italiani in particolare contengono una grande quantità di sostanze chimiche che hanno questa facoltà di eliminare la sensazione di fame. Beh, la regola è semplice, più olio d'oliva, meno chili di troppo. 5. Mangia con piacere. Avere qualche chilo di troppo non dovrebbe impedirti di gustare del cibo. Al contrario, quando assapori il tuo pasto, il tuo corpo risponde molto più positivamente. Alla base di ciò sta il fatto che il nostro appetito è regolato da un ormone chiamato grelina. E qui inizia la parte interessante. Yolanda Diz Chavez, ricercatrice presso l'Università di Vigo, ha scoperto che i livelli di grelina aumentano quando si è stressati e diminuiscono quando si prova piacere nel mangiare. In altre parole, se ti stai davvero gustando quello che hai nel piatto, non avrai di nuovo fame di lì a poco. Tuttavia, se mangi a fatica e se ti pesa mangiare di meno, ti ritroverai di fronte al frigo più di quanto dovresti. Come fare quindi? Beh, cerca di mangiare cibi che ti piacciono e vedrai come il peso non sarà più un problema. 4. Scegli la pasta giusta. La pasta è alla base della nostra alimentazione ed è uno dei cibi più difficili da eliminare se cerchi di dimagrire. E se ti dicessimo che non devi eliminarla del tutto?
devi solo scegliere il tipo di pasta giusto. Questo dipende dall'indice glicemico, ovvero l'aumento del livello di zucchero nel sangue 2 ore dopo aver mangiato. Più l'indice glicemico è basso, più lo zucchero arriva lentamente al sangue. Di conseguenza, l'organismo dovrà produrre solo delle piccole dosi di insulina per elaborare lo zucchero. Tuttavia, se arriva al sangue tanto zucchero e rapidamente, l'organismo dovrà produrre una grande quantità di insulina, e al cervello arriverà il segnale che è ora di mangiare di nuovo. Ecco perché la scelta adatta per chi vuole dimagrire sono gli alimenti a basso indice glicemico. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care, diversi tipi di pasta hanno diversi indici glicemici. L'opzione migliore per chiunque voglia perdere peso sono gli spaghetti. Al contrario, i maccheroni saranno la scelta peggiore. E voilà! Abbiamo reinserito uno dei tuoi piatti preferiti nella tua dieta. 3. Se non digerisci i latticini, prendi degli integratori di calcio. Molte persone sono intolleranti al lattosio, quindi è molto più facile per loro escludere del tutto il latte dalla loro alimentazione. Eppure, a quanto pare, questa non è una mossa intelligente. Un'equipe di scienziati dell'Università del Tennessee ha dimostrato che formaggio, latte, fiocchi di latte e molti altri latticini contengono una grande quantità di calcio, che accelera l'assimilazione dei grassi. Il peso di chi ha preso un integratore di calcio durante l'esperimento è diminuito tra il 26% e il 70%. Quindi, se ti perdi questo importantissimo elemento, potresti avere più problemi a sbarazzarti di quei fastidiosi chili in più. Ma abbiamo una soluzione. Ti basterà assumere integratori di calcio e vitamina D. Vedrai, sarà come se mangiassi regolarmente i latticini. 2. Mangia cibo solido al mattino. Sappiamo tutti che la colazione è il pasto più importante perché ci dà quella giusta carica per iniziare la giornata, e gli scienziati ne sono al corrente da sempre, e al giorno d'oggi ci sono sempre più ricerche su come il cibo che mangiamo è in grado di influenzarci. Un articolo pubblicato nel 2007 sull'International Journal of Obesity spiega che le proteine sono più efficaci se assunte in forma solida, e questo significa solo una cosa: se al mattino mangi cibo solido invece di frullati e cose simili, ti verrà fame molto più tardi. E questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, giusto? Quindi, se vuoi ingannare il tuo corpo e mangiare un po' meno, opta per una colazione che segua questa regola. 1. Mangia cioccolato fondente. Ehi, non gasarti troppo. Il cioccolato non è proprio uno dei nostri migliori amici se parliamo di diete. Secondo i risultati di una ricerca pubblicata sul Journal of Obesity and Weight Loss di HSOA, il cioccolato non ha un'influenza positiva sulla salute, ma questo non significa che va demonizzato. Infatti, un altro studio pubblicato sulla rivista International Archives of Medicine ha mostrato che chi fa una dieta povera di carboidrati e mangia piccole quantità di cioccolato fondente non recupera il peso perso. Ma attenzione, parliamo solo di cioccolato fondente. Bene, non aver paura di concederti qualche quadratino di tanto in tanto, perché non ti farà male, anzi, ti renderà più felice. E tu? Hai dei segreti su come perdere peso in maniera veloce ed efficace? Parlaci delle tue esperienze nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticare di premere il pulsante mi piace e di condividere questo video con i tuoi amici in modo da fargli scoprire tutte queste belle notizie. Iscriviti al nostro canale per vedere tanti altri video più divertenti e interessanti. E ci vedremo presto!